Bentrovati cari buongustai a Casa Tua in Tour, un viaggio tra identità e tradizione si è fermata a Cirò. Siamo presso la cantina Francesco Malena ed oggi scopriremo come nasce un vino e soprattutto quello che ritroviamo poi nei nostri calici, nei calici della cucina e dei ristoranti da Casa Tua. Come verrà realizzato? Trionfo del 100% vino calabrese, quello DOC, ma non solo. Cantina Francesco Malena ci accoglie per andare un po' nel dettaglio di quelli che sono i processi di vendemmia e di vinificazione, perché noi conosciamo quello che poi va a finire nel calice. Allora, chi meglio di Cataldo Malena può portarci a braccetto lungo questo excursus? Ben trovato. Benvenuta anche a te. Va bene? Tutto bene, benissimo. A me, alla grande Cataldo, alla grandissima. Dimmi tutto, da dove si inizia, quando si inizia ad entrare in vigna e a fare questo grande lavoro? Bene, quest'anno la vendemmia l'abbiamo iniziata la prima decade di agosto, abbiamo iniziato con gli Chardonnay, poi abbiamo vinificato il Gaglioppo fine agosto per la base spumante e poi abbiamo continuato col Greco Bianco col quale facciamo il nostro Ciro Bianco. E ora stiamo procedendo spediti come il vento per vinificare il Gaglioppo. Le precedenti piogge ci hanno un po' infastidito, ci hanno mandato un po' a rilento, un po' sfalsato forse. Sì, ci hanno fatto un po' preoccupare, però è una bellissima annata, le uve sono sane, un'annata da ricordare. Io ho assaggiato dei chicchi, perché poi l'uva va anche, il vino si fa in vigna, ma l'uva va anche assaggiata prima che possa trasformarsi poi in vino. È deliziosa, ogni chicco conserva i caratteri e le caratteristiche di queste condizioni pedoclimatiche e anche morfologiche. Dove ci troviamo? In che territorio? Perché sì, siamo nella zona del Cirò, però non tutti sanno che è un territorio abbastanza esteso. Esatto, sì, qua siamo, la nostra azienda è ubicata nel comune di Cirò Marina e i vigneti sono ubicati nel comune di Cirò Marina, Melissa e Cirò Superiore, i comuni della DOC. Ma oltre alla DOC, ormai lo sanno, soprattutto i buongustai fidelizzatissimi da Casa Tua, che non è soltanto DOC, Cirò, cantina Francesco Malena, è anche molto altro, tante etichette interessantissime che hanno trovato grandissimi consensi, testimone oculare in tante manifestazioni, anche tanti importanti kermesse proprio tematiche nel mondo. Ci sono delle etichette che fanno proprio la differenza, che sono il vostro punto sì, facciamo, di forza. Facciamo 13 etichette diverse per una marea di gusti per dei consumatori, le esportiamo in tutto il mondo, cerchiamo un po' di accontentare tutti. Beh, da un rosso corposo a un rosso più piacevole a un passito. Fammi approfondire. Da 13 andiamo dritti su Pian della Corte, ad esempio, quello che potrebbe essere considerato un vino, che lo è, considerato un vino da un carattere davvero immenso, sì, un bouquet esatto. Ampissimo, un colore profondo. Ottenuto da 100% Gaglioppo, altamente selezionato. Viene maturato in barrique, il risultato è quello che è assaggiato. Ecco, poi non dite che non vi ho pensati, cari buongustai, per voi attenti che volete sapere davvero proprio tutto, anche partendo dalla base di quello che è un processo poi lungo, che vede anche una fatica e un impiego non indifferente in un periodo particolare dell'anno. Abbiamo detto dalla prima decade di agosto. Esatto, sì. Fino?
fino alla prima decade di ottobre. Poi ogni anno immagino sia anche un po' diversa, sì, a seconda. Esatto, sì, dobbiamo vedere le condizioni climatiche, le maturazioni delle uve. Bene, bene, poi andiamo dritti verso il vino. Il vino dell'amore, quello che così dicono tanti ristoratori che lo hanno nella loro carta dei vini, è considerato il vino delle dichiarazioni d'amore, per cui non poteva che avere un nome sfizioso, Bacco. Bacco, esatto. Il Bacco, questo colore, questo profumo, per un rosato calabrese, diciamolo, non è che sia poi così facile, forse questa è proprio la chiave vincente. Beh, è il frutto di un lavoro molto attento, di una selezione di un vigneto. Mm. Non è che ti sei ispirato magari a qualcuno, insieme ai tuoi fratelli, quando avete deciso di vinificare questo, che è un rosato che non è per niente scontato? A chi vi siete ispirati? Forse ad una passione? Ma forse alla mia passione, è stato il primo vino che ho creato, la prima etichetta, sì, forse il vino a cui tengo di più. Eh sì, ma perché i suoi occhi raccontano tutta l'amore e tutta la passione che poi ci vuole per raggiungere un risultato così anche costante nel tempo, una conferma direi, queste etichette soprattutto lo sono nei nostri carici e questo ci fa molto piacere. E, invece andiamo nel dettaglio di quello che potrebbe essere anche l'incremento della produzione rispetto allo scorso anno, è una crescita e questo è un segno positivo. Sì, perché abbiamo soffritto di finanziamenti regionali, abbiamo aumentato la capacità produttiva e di stoccaggio del circa 20-30%, sono arrivati nuovi serbatoi e quindi stiamo riempendo. Che spettacolo! Allora direi che ce n'è proprio per tutti, di vini firmati Cantina Francesco Malena. Adesso andiamo dritti verso la fase dell'imbottigliamento, che poi è la fase finale, ma nel frattempo accadono dei processi importanti. Ad esempio, questo rullo che vedo, che cos'è? Che sembra una sfoglia di lasagna? Io te la posso raccontare così, Cataldo, ma spiegaci tu che cos'è. Questo è il filtro sottovuoto, è un macchinario di ultimissima generazione, pulisce il mosto, perché una delle cose importanti è mandare il mosto in fermentazione pulito da tutte le impurità. Potrebbero sembrare anche delle scaglie di cioccolato al latte, sì. Va bene, però poi le ritroviamo nel calice, anche questi sentori li ritroviamo proprio nel calice, soprattutto nel nostro Pian della Corta oppure in Cutura del Marchese. Del Marchese, dai, Cutura del Marchese, un altro accenno su questa bottiglia che rappresenta un po' il punto d'inizio e anche il processo continuo di questa azienda. Sempre 100% Coglioppo, rese bassissime, stiamo parlando di 40-50 quintali ettaro, non viene imbottigliato tutti gli anni, solo nelle annate eccezionali. Beh, questa è un'annata eccezionale, quest'anno sarà un'annata di Cutura del Marchese. Potevamo mancare noi in un'annata eccezionale? Certo che no, andiamo dritti in vigna, continuiamo il nostro viaggio in vigna e poi andiamo ad assistere al processo di imbottigliamento. Chissà questi vini dove andranno? Rimarranno in Calabria o raggiungeranno i migliori ristoranti, i migliori palati del mondo? Tutti e due, secondo me. E dicevamo in vigna si decide quale e come fare un determinato vino, ma questo è un processo che inizia da un gesto che per me è più che simbolico, che è quello del taglio del tralcio. Dell'uva, esatto, sì. Allora, dimmi un po', tagliamo il tralcio, li selezioniamo questi grappoli? Alta selezione dei grappoli, immediatamente raccolta in cassetta e viene portata immediatamente in cantina. La luva viene ulteriormente selezionata sul nastro trasportatore, viene diraspata e raffreddata. In questo caso stiamo mandando direttamente l'uva diraspata in pressa per ottenere un rosato e intanto già si procede con le analisi di routine nel nostro laboratorio, dove vediamo in che condizioni sono le uve, anche se già qualche giorno prima abbiamo fatto delle analisi empiriche in vigneto per vedere il grado zuccherino e l'acidità per controllare le curve di maturazione. Beh,
Avete capito, uno studio più che scientifico richiede il fatto di realizzare poi un vino che poi, quando è anche ormai un vino rappresentativo, deve rispettare anche determinati standard, proprio perché ormai al nostro palato piace sentire in un determinato modo, è giusto rimanere molto molto attenti. La vostra azienda, la vostra cantina, ormai Cataldo esiste da quale secolo? Dai primi del Novecento. Dai primi del Novecento. Tutto è iniziato? Col nonno, nel 1908, ecco. Come il vino come che abbiamo vino. Frizzante, appena. Bianco. Che poi è un bel contrasto, anche qui ho avuto un'idea geniale, il fatto di dare all'ultimo nato praticamente il nome dell'inizio di questa avventura. E poi è un bianco frizzante, giovane, fresco, beverino, quindi ci sta. In questo vino tutta la tradizione, però tutta innovata. È ovvio perché, come vedete, ci sono dei giovani a governare ettari e ettari di vigneto. Quindi dopo questo processo che avviene quindi di deraspatura in cantina, abbiamo detto temperatura controllata. Sì, i mosti ottenuti vengono messi in dei serbatoi termocondizionati, perché il tutto comunque deve fermentare a una temperatura molto, molto bassa. Logicamente prima della fermentazione i mosti vengono puliti, vengono allontanati dalle parti sporche, perché una delle cose più importanti, ti dicevo prima, è la fermentazione dei mosti, devono essere puliti. Quindi questa è una fase saliente. Avviciniamoci verso le diverse fasi di smistamento, ecco. Che tipo di raccordo prendono poi i mosti?
raggiunto appunto lo stadio di fermentazione? Beh, i mossi durante la fermentazione vengono comunque quotidianamente controllati, lo zuccherino, l'acidità, le temperature, e poi a fine fermentazione si effettuano degli assaggi, vanno effettuati dei travasi, e poi è tutto un continuo di lavoro. Che noi non perderemo assolutamente. Intanto qui i trattori vanno, vengono, perché l'attività in vigna nel periodo preciso al quale si riferiva prima Cataldo sono un vero e proprio fermento. Direi che come il mosto, il fermento in vigna è davvero ad altissimi livelli. Allora, grazie Cataldo, grazie, accompagnami verso l'uscita e speriamo di ritornare presto in questa che è la terra del vino, la patria e dell'enotria. Andiamo Cataldo, andiamo. Bentrovati cari buongustai, anche oggi nella cucina di A Casa Tua, sempre presso Alindar Cucine, Industria e Arredamenti. Allora oggi entreremo ancora nel vivo delle certezze italiane con le ricette tipiche, le più identitarie, non solo della regione Calabria, ma andremo a trovare anche le altre regioni che hanno da raccontare attraverso i piatti, identità e tradizione. E allora oggi andremo nel Veneto e chi preparerà per noi questo piatto di ispirazione regionale? Beh, il nostro Daniele Macchione. Ben trovato, Cherie, dammi un bacino. Come va? Bene, bene. Tutto bene? Tutto bene. Allora, come si sta nella cucina di A Casa Tua? Fa un po' caldo. Sì, fa un po' caldo, però si sta bene. Come tutte le cucine, sì, no? Sì. Dei ristoranti. Allora, tu, giovane, naturalmente, lo vedete, bel ragazzo, che begli occhi che ha, proprio azzurri come il nostro mare. La costa ionica magari potrebbe negli sembrare occhi. Sì, la costa ionica negli occhi, magari la baia di Copanello quando c'è il sole. A proposito, io intanto ringrazio il nostro grande amico Guerino Donato che da grande pigmalione segnala, come pochi amici, gente seria che ama la cucina, e soprattutto quando sono giovani, poi passione. La passione, poi lui è un uomo d'esperienza nel campo, sì. E quindi ha individuato, no? Ha individuato una bella mascotte. Allora, andiamo a noi. Cosa prevede questo ragù d'anatra? Allora, andiamo a fare un ragù d'anatra, che è un piatto veneto. Abbiamo un battuto di carote, sedano e cipolla, dell'aglio tritato,
Abbiamo fatto un patè di fegato e cuore d'anatra per rendere il ragù un po' più omogeneo. C'è anche un po' di ventre, no? Sì, ventre pure. Okay. Cremoso. Abbiamo tritato il petto d'anatra. Bene. E andiamo così. E delle erbette, mi pare. Origano, sì. Timo e maggiorana. Origano, timo e maggiorana. Il burro che loro utilizzano. E poi del parmigiano per finire, per legare bene il composto. Va bene, di solito sono bigoli al ragù d'anatra. In questo caso non glielo diciamo ancora però ai professionisti ICE che si collegheranno con noi per abbinare per territorio un vino. Chissà quale sarà. Il Veneto, sapete, è la regione che in Italia vanta più denominazioni. Ecco perché si svolge anche lì questa manifestazione nazionale e internazionale che è il Vino Italia ogni anno. Per cui ci collegheremo tra pochissimo. Noi avviamo, quali sono i passaggi? Anticipami un attimo. Allora, facciamo soffriggere insieme a del burro e dell'olio, carote, sedano e cipolla. Sì. E aglio che abbiamo preparato precedentemente. Vai tranquillo. Io so che mettono, perché nel Veneto c'è l'aglio del Polesine, no? Che è un aglio molto molto importante, lì ha una bella realtà, utilizzano prevalentemente l'aglio. Noi vogliamo mettere un battuto di sedano, carote e cipolla che ci ricorda un po' più il ragù classico italiano, ma va bene lo stesso. Allora, se sei d'accordo, Dani, sì. Mentre fai i passaggi principali, sentiamo subito l'Associazione Italiana Sommelier Calabria e poi ci ritroveremo qui. Chissà quale abbinamento, sono curiosa. Bentrovati da Associazione Italiana Sommelier Calabria. Il piatto che oggi sta preparando per noi Anna, un piatto tipico della regione del Veneto. Il vino in abbinamento è quindi un Valpolicella ripasso classico, ottenuto dalle uve Corvina, Corvinone, Molinara e Rondinella, gli stessi vitigni che vengono utilizzati anche per la vinificazione dell'Amarone. È un vino di buona morbidezza, di una discreta tannicità e alcolicità, ma anche dotato di una discreta freschezza. Se anche per voi il vino è una passione, seguiteci sul nostro sito www.icecalabria.com. Un Valpolicella ripasso classico, non potevamo che aspettarci questo calice straordinario, ma... Cari amici dell'ICE, cari professionisti, io ho deciso insieme al nostro Daniele di creare un'alchimia tra le due regioni, quindi utilizzeremo invece dei bigoli, buoni bigoli anche di una bella consistenza. Che cosa hai scelto di pastificio Pisani? I filei, hai capito? Una tipica pasta calabrese. E l'andiamo ad usare per il nostro ragù d'anatra. Ci piace l'Italia unita, una bandiera tricolore da nord a sud. È così che andremo a calarli. Che dici? Li caliamo? Sì, io di solito li apro da qui. Intanto sfumiamo il ragù. Sì, con un vino bianco. Questo è greco delle cantine Francesco Malena. E in questo caso se fosse un vino calabrese, io, se tu sei d'accordo, prenderei un Cutura del Marchese, guarda. Sì. Sì, questa ha una storia, riprende tutta la storia di Cantine Malena, dalla prima generazione fino alla fine. È un vino che ha una bella, bella struttura, note terziarie, straordinario. Quindi se non avete il Valpolicella ripasso classico, riserva, potete mettere naturalmente un vino del nostro territorio. Calabrese, ancora meglio. Andiamo a Pastificio Pisani, invece, una realtà che abbiamo nella piana di Sibari. Io intanto ho il privilegio di avere una qualità non indifferente nei diversi formati di pasta che hanno posto alla nostra attenzione. Abbiamo tanti formati, tante trafile, sono tutte trafile in bronzo con grani selezionatissimi, grani italiani, 100% italiani. E poi la caratteristica di questa pasta, come ormai tanti chef che l'hanno utilizzata e tanti anche nelle cucine delle loro case, soprattutto in questi formati, no? Nei formati che di solito noi siamo abituati a riprodurre in casa freschi, quando si rigenera questa pasta è come se fosse stata lavorata al ferretto. Fresca, si sente proprio. Anzi, adesso tu vedrai. Quindi le orecchiette, ad esempio, io non ho più il problema di acquistare la pasta fresca, magari non hai il tempo di farla, poi va male in frigo, invece e questo quindi qui è la stessa cosa. È secca, è la stessa cosa. Per cui metteremo anche, immagino, un filo d'olio come si fa per la pasta fresca. Sì. D'olio d'oliva, così non attacca.
olio d'oliva, naturalmente, della piana di Gioia Tauro, dell'azienda Carbone, che sta riscuotendo un successo straordinario con il trittico Coroneichi, Ter e Laureano. In particolare il Coroneichi, questa pianta greca monocultivar, ci sta dando tantissime soddisfazioni nel panorama oleario internazionale. Allora, andiamo avanti. Che dici? Quanto deve cuocere? Deve stringere? Sì, dovrebbe deve stringere 5 minuti. Intanto abbiamo messo il nostro patè di ventre, di fegato. Mm-hmm. E cuore, ok? Sì, e cuore, così rende, per rendere più cremoso il nostro ragù. Le erbette quindi invece le hai messe? Sì, le erbette le abbiamo già messe. Un misto di origano e timo. Ora aspettiamo che si cuoce la pasta. Aspettiamo che i buon gustai, poi dritti dritti qui oggi per questa alchimia tutta italiana con un ragù d'anatra veneto. Andremo a unire i nostri filei. Dani, allora a che punto siamo? Beh, siamo a buon punto. Ora scoliamo la pasta, la facciamo legare insieme al nostro ragù. Sì, bene. Senti, ma questa passione per la cucina, che sei giovanissimo ed è giusto che sia così, sì. Quando nasce, dove nasce, di dove sei, soprattutto precisamente dove ti troviamo? Sono di Settingiano. Mm-hmm. Questa passione ce l'ho avuta da sempre. Ora ho iniziato anche a lavorare dalla terza media, perché mi piaceva, anche solo per guardare, certo, e imparare qualcosa. Anche hai frequentato comunque, sì, anche la scuola alberghiera. Sì, ho frequentato la scuola alberghiera. Ora lavoro a Catanzaro in un ristorante. In un bel ristorante, famoso, siamo contenti. Quindi oggi io gioco in casa, sì, con un bel compaesano, benissimo. Ah, che profumo questo ragù. Allora, tutti gli ingredienti adesso li troverete alla fine della realizzazione della ricetta, per cui siamo ben felici di aver unito, come dicevamo, il meglio dell'Italia, per cui una pasta tipica calabrese, un ragù tipico veneto. Ah, volevo a proposito salutare e ringraziare un'azienda meravigliosa, dolcissima, di Campora San Giovanni, che ci ha fornito le cipolle rosse di Tropea Calabria GP, ed è la Dolce Rossa. In particolare voglio salutare Fiore Gagliardi, che è una persona squisita quanto le cipolle. Fa pure bene. Sì. E sono contenta che tu l'hai utilizzata, perché effettivamente nella ricetta, quella proprio classica, loro mettono solo l'aglio, ma noi come facciamo a fare a meno della cipolla? Non si può. Spostiamo un attimino il vino, cultura del Marchese, abbiamo detto. Vi ricordo i nostri riferimenti per mettervi in contatto, naturalmente con A Casa Tua, www.acasatua.tv per rivedere tutte le puntate di A Casa Tua, fino addirittura a partire dall'inizio, dalla prima puntata con il primo protagonista e la prima ricetta, fino ad arrivare ad oggi, e poi il nostro canale YouTube, stravisto nel mondo, acasatua.tv. Redazione @acasatua.tv, il nostro numero per mandare un messaggio WhatsApp. Grazie intanto a tutti quelli che scrivono, che ci contattano, spesso ci chiedono anche delle informazioni, a volte ci prendono per dei ristoranti, a volte ci prendono per un centro per l'impiego per chef o appassionati chef, e ci piace, a volte ci prendono pure per chi commercializza il prodotto. Non vi sbagliate, dai, ci siamo quasi più o meno in tutte le direzioni. Andiamo, okay, di parmigiano. Aggiungiamo una manciata di parmigiano. Mamma, che profumo che ha fatto questo ragù. Bravo, Sherry, bravo. Ecco. Chiudiamo il gas, andiamo a impiattare. Sì. Senti, ritorni a farmi un'altra bella ricetta regionale, che mi piace che sei attivo, eh. Vuoi scegliere già la regione? O no, faccio io? Fai tu magari. Va bene. Esaudisce il mio desiderio, c'è una regione che loro sanno che è particolarmente, sì, nel mio cuore. Mm? Un a caso. Il Lazio. Li affideremo il Lazio. Ok, ti do della carta per... Sì? Lo so che devi rifinire. Senti, che vuoi metterci? Qualcosa del basilico, poi il nostro trito. Ok. Ecco qua, hai una pagina Facebook, Daniele? Per io, metterci... sì. Ci mettiamo così in contatto con te. Daniele Macchione. Catanzaro. Che bravo, guarda lì, ecco. Ravviviamo con il nostro patè
di fegato, cuore e ventre di anatra. Filo d'olio. Ottimo. A proposito, prediligete, scusatemi, la carne d'anatra, perché è ricchissima di acidi grassi buonissimi, omega 3, omega 6, omega 9, quindi provate e la vostra salute ringrazierà. Grazie Dani, è stato un piacere averti qui e ritorna presto per un piatto tipico laziale. Grazie a voi per l'attenzione, cari buongustai, che non è mai scontata, e a presto!